Ok, Ciao! ciao, Ciao, che ciao, figata che ci abbiamo sei! fatto. Sì, ora si vede top tutto, grande! Allora, benvenuta. Nel frattempo ho invitato un paio di personaggi. Vabbè, la seconda ragazza. Allora, Brusa dice che sei Madonna, che bella ragazza. Quindi si comincia subito con i complimenti. Michael Piccoletti pure, che bella che sei. Più carina delle altre. Vabbè, posso confermare la prima, a parte che l'aspetto estetico era abbastanza sciroccata, diciamo. Era un po' fuori di testa. Tu hai visto la seconda, la ragazza rumena? Sì, Hai fatto in l'ho tempo a vista. vederla? Infatti non volevo Ok. inserirmi perché c'era lei che parlava, però ho detto, vabbè, provo. Tu riesci a leggere i miei commenti invece? Quelli che vedi Vabbè, io le lui? devo donare. La prima era una merda. Sì, li leggo, direi. Perfetto. Ok, vabbè, a te non diranno nulla di negativo, credo. Comunque, io non voglio giudicare il lato estetico, però quella era pazza, secondo me. Allora, Elena, io ti ho invitata perché penso che al di là di tutto sei molto simpatica, infatti già l'hai dimostrato in questi minuti qua. E oltre ad essere simpatica, io ti ho vista non in live, effettivamente, ma ho visto il tuo video su Elisa Esposito, no? Che ha creato un discreto malumore in giro per il paese. E quello che ti voglio dire è che tu hai ragione, nel senso che sono invitata per dirti, sono d'accordo con te. Il problema di alcune persone in questo paese, anche in altri paesi, è secondo me che avendo subito una barca di soldi, senza aver fatto niente nella vita per guadagnarseli col sudore, non dico che non se li meritano, ti dico che però non fanno fatica. Loro sono convinti che tutti possano fare quel mestiere lì. Grazie Roberto per il fischietto nel frattempo. Sono convinti di avere tutto facile, che valga così per tutti, mentre ci sono padri o madri di famiglia con due figli che perdono il lavoro per cause indipendenti da loro e tu gli vai a dire che loro sono poveri per colpa loro. Quindi vai a mancare di rispetto moltissimo a persone che hanno dei problemi seri. Il tuo caso, tu sei una aspirante ballerina e attrice, giusto? No, no, io proprio lavoro come attrice e ballerina già da anni, però è faticoso. Cioè, allora io ci tengo subito a chiarire una cosa, che mi dispiace molto che si sia frainteso questo aspetto dal mio video. Io chiaramente ho risposto a quella frase specifica di Elisa Esposito, io non avevo niente Sì. con lei come persona. E poi soprattutto la maggior parte dei commenti che sono arrivati sotto al mio video erano tipo la dignità prima di tutto, ma tu almeno hai la dignità, ma a me non mi interessa avere la dignità, io vorrei semplicemente campare felicemente di quello che faccio, perché mi sono fatto un culo così e non sono Giusto. d'accordo dal momento in cui un Elisa Esposito, che è un influencer, afferma una frase come se guadagni uno stipendio normale o di 1.300 euro, che detto tra noi direi magari guadagnassi 1.300 euro, la colpa è tua. Non è nemmeno colpa sua, cioè il punto è questo, io non ho dato assolutamente la colpa a Elisa, poi ero ironica nel video, penso si sia capito che, ma ero quasi più autoironica che ironica nei tuoi confronti, Sì, beh, offensiva, non eri insomma. incazzosa tu, sì. E quindi mi ha fatto incazzare, insomma, quella frase lì in particolare. Non Certo. è che sono invidiosa di lei che è influencer. A me, sinceramente, di fare l'influencer non penso che mi interessi. Poi non so se mai arriverà la possibilità nella vita. Allora a quel punto sfrutterei probabilmente la fama dei social per fare quello che amo di più, che è recitare in Zucchero. questo caso. Certo, ma ovvio, ma ci sta assolutamente. Tu hai detto, guarda, io non è che ho qualcosa di particolare contro Elisa Esposito, ho commentato solo quella frase lì. Di mio ti posso dire personalmente che io contro Elisa Esposito ho più di una cosa, ok? A me il personaggio Elisa Esposito, non ce l'ho con gli influencer in generale, perché ce ne sono alcuni che mi piacciono, che mi spaccano dal ridere, che guadagnano tanto, non è una questione né di soldi né di fare l'influencer in sé. È questione che Elisa Esposito, secondo me, tra tutto quello che propone non c'è niente di qualitativo, tra virgolette, cioè dal corsivo ai discorsi assurdi che fa, no? La telenovela col fidanzato che si lasciano, si rimettono e fanno e disfano. Anche no, diciamo. Poi tu nello specifico hai avuto questo tipo di situazione che è venuta a toccarti un pochino più nel personale e quindi hai risposto, ma confermo per chi non ha visto il video, assolutamente che
Sei stata tranquillissima, cioè era anche scanzonato il video, non è che ti sei messa a inveire, cioè non hai fatto niente di... Natasha dice che Elisa Esposito non le piace proprio. Ma guarda, ma io penso che sia abbastanza comune questo pensiero. Roberto dice che non propone niente, punto, non è che non propone cose buone, non ha contenuti creativi e non fa divertire per niente. Io sono pienamente d'accordo. Siamo sconcertati, scrive Frafrau. È appunto la banalità che vince sempre, ma io infatti, a parte la strumentalizzazione che hanno fatto un po' di questa ragazza, secondo me, perché lei in quel video lì dei 1300 euro dice: io ho fatto la mia prima apparizione in TV, ma come l'hai fatta la tua prima apparizione in TV? E io non penso che lei sia stupida, è stata chiaramente strumentalizzata dal sistema in quel Sì, caso lì, perché le stanno facendo sì, sì. fare il personaggio della stupida, della banale, dell'ignorante. Io non ci starei, Vero. poi lei probabilmente ovviamente ha una condizione privilegiata nello starci e può decidere di fare quello che vuole, però io sono d'accordo con quello che dici tu e proprio il mio sfogo andava in quella direzione. A volte, per esempio, faccio provini su provini, fasi di selezione infinite, magari mi spacco perché studio tantissimo. E poi prendono una persona che è più naturale, spontanea, perché arriva di più un linguaggio più basso, più banale, ecco, tra virgolette. Non per dire che io sono meglio, però mi rendo conto che funziona di più quello che attira di più in questo momento. E quello che attira di più in questo momento è la banalità. Mi spiace dirlo, ma soprattutto sui social è così. Sono d'accordo con te, Gianni Discolo, ciao Gianni, interviene, lo conosci? L'educatore di TikTok. Io e lui siamo il nord e il sud, la destra e la sinistra, però in realtà siamo in buoni rapporti, abbiamo stretto amicizia. Io non sono esattamente un educatore, lo so, faccio tutto per divertimento, non per diseducare apposta. Comunque, grazie Gianni, l'idea nelle live è di portare dei contenuti e sapevo che Elena avresti portato dei bei contenuti, perché al di là di Elisa Esposito, comunque sei una ragazza con interessi, con passioni, quindi è un piacere parlare con te. Poi a presto, noi ci vediamo presto, Gianni, vengo ospite da te in una live, settimana prossima, ci sentiamo poi domenica, mi pare. Allora, uno si fa anni e anni di studio, poi arriva Elisa. Ecco, mi ricordo la sua apparizione a Piazza, no, Piazza Pulita, così era, propaganda live, tipo. Le hanno fatto leggere in corsivo un discorso serio, non mi ricordo più di chi, no? E lei era palesemente in imbarazzo, perché non era abituata a quel tipo di roba e loro non hanno fatto niente per metterla a suo agio. Però alla fine, te lo sei cercato te, alla fine. Se no, cioè, dovevi pensare che sarebbe stato complicato con una platea diversa da quella che eventualmente apprezza i tuoi contenuti sui social, no? E quindi niente, vabbè, allora parliamo, basta parlare di Elisa Esposito, parliamo di te, che sei sicuramente più interessante di lei. Ti chiedo, da quanti anni studi danza, recitazione, eccetera, innanzitutto? Allora, io finito il liceo linguistico ho provato a fare le selezioni per le scuole di teatro dei teatri nazionali, e ce ne sono 7 di teatri nazionali in Italia, poi per un sistema di fondi anche europei cambiano di volta in volta. Comunque l'anno in cui ho fatto io i provini sono stata presa alla scuola di ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, che è il secondo teatro nazionale italiano. Quindi da lì ho studiato 3 anni. Al terzo anno ho fatto uno stage all'estero in Francia, un'esperienza molto bella. Poi ho fatto un corso di alta formazione e dopo ho iniziato a lavorare in teatro come attrice. Poi è arrivato il Covid. E andava tutto bene fino a quel momento e poi è stato un periodo un po' difficile, anche se io mi ritengo davvero fortunata perché io a 22 anni ho iniziato a lavorare come attrice in teatro, cosa che mi rendo conto è davvero molto difficile, soprattutto in questo momento che sono gli anni post-Covid e il Sì. cerchio si è stretto sempre di più per quanto riguarda i soldi e per quanto riguarda i nomi. Ora in particolar modo sono molto in difficoltà da un anno, cioè questo è stato l'anno più difficile per me perché ho fatto provini su provini, ci provo e ci riprovo, ma mi rendo conto che lavorano sempre gli stessi. Per quanto riguarda la danza, invece ho iniziato appunto durante il Covid, ho iniziato a twerkare in casa così perché volevo divertirmi. E ho capito che Sì. funzionava tantissimo, cioè il mio culo era parecchio espressivo, quindi
Ho iniziato a Sì. continuare guardando dei tutorial, ok? Tant'è che ho iniziato a prendere lezioni di twerking e da lì poi la mia insegnante di ballo mi ha detto: "Guarda, ma ti va di lavorare nei locali come ballerina?" E lì ho iniziato. Quindi adesso sto unendo entrambe le cose. Il teatro, e in questo momento, come ti accennavo, non sto lavorando tanto come produzioni in teatro, cioè come attrice che fa spettacoli, ma più come educatrice. Ora sto lavorando, sto insegnando praticamente recitazione, sia nell'ambito della disabilità, perché fortunatamente in un posto come Bologna ci sono tante possibilità, da questo punto di vista per i servizi. Insegno teatro ai Sì. bambini, alle famiglie, insomma, là dove c'è richiesta, diciamo. E invece col ballo Ok. adesso ho iniziato in Romagna, in qualche locale, ma mi sto ancora ambientando perché comunque è un anno che sono qua, cioè è da ottobre, da meno di un anno. Che sono Ma tu di proprio. dove sei? Io sono di Viareggio, Toscana, in realtà. Ah, sei toscana. Ok. Quindi conosci bene l'arte dei miei contenuti, diciamo. Ti adoro tantissimo. Io ho una sfilza di audio dei personaggi incredibili del mio paesino che sono molto istrionici e fantasiosi rispetto all'arte delle bestemmie, insomma. Sì, immagino che vabbè, comunque anche qua non è che scherziamo, provincia di Milano, Milano, Lombardia in generale. Allora salutiamo Mind Wanderer, ciao. Brusa dice che verrai ripagata dei tuoi sacrifici, ciao Caimano. Allora, Bologna è città dove sono stato diverse volte, città che adoro per una serie di motivi, prima di tutto il cibo, perché in Italia si mangia bene, a Bologna si mangia meglio, cioè ci sono le vie della gastronomia, ci sono i portici con i ristorantini che ti fanno la lasagna come si deve, c'è una serie di cose meravigliose e a te piace la città, perché tu vieni da un'altra regione dove non è che si mangia male. Ma guarda, io sono stata 5 anni a Modena per studiare e lavorare, come ti dicevo prima, per il Teatro Nazionale. E Modena, dopo che l'hai vista un giorno, anche basta. Quindi per Sì. me Bologna è stata wow, rivoluzionaria. Quando sono venuta mi si è aperto un mondo, no? È bellissima. Per me è la giusta misura, perché tanti attori o aspiranti attori poi si spostano su Milano per il teatro, e principalmente del piccolo teatro di Milano, insomma, non so se conosci. Oppure, se Sì, vogliono fare cinema, certo. si spostano su Roma, perché quello è. Ora, il cinema, appunto, è un mondo terribile, non voglio addentrarmi. Quindi, per me, per il momento, Bologna è fantastica, perfetta, la giusta Ci misura. sta. Sì, pazzesca. Allora, ciao Natasha, sicuramente sei stata la protagonista della live per la... Fino a quando non sei arrivata a te, Natasha ha tenuto veramente il... Era la vera conduttrice, fantastica. Infatti la inviterò in live come ci sei tu adesso, cioè proprio come ospite, main ospite, come dice Grembaud. E poi ti dico, Elena, questa live qui, dal momento in cui sei entrata, al momento in cui la chiuderemo, la metto su YouTube, se non hai problemi. Tanto sei già vista adesso da molta più gente di quanto la vedrà su YouTube. No, le metto su YouTube per averle, nel senso che poi TikTok dopo 3 mesi le cancella, no? Invece così le puoi scaricare in un attimo, le carico su YouTube così rimangono e servono anche a chi invito per vedere un po' come sono, perché giustamente uno dice fai quei video lì, poi fai anche le dirette, sono invece sono diverse. Maestro, fai un film, Caimano, in che tipo di film mi vedi? Un bel cinepanettone, a ruttare, a scorreggiare. Cosa penso di Rescaldina? Un posto tranquillo, Fabrizio. Rescaldina è un paesino qua di fianco al mio paesino, alla fine, quindi Ok. sono... Siamo confinanti, siamo vicino a Legnano, l'hai mai sentita nominare? Ah, la conosci? Beh, Sì, non ci ormai la sono conosci. stata, ma ho sentito nominare. Sì, è una città, 60.000 abitanti, è nominata nell'Inno di Mameli, anche Ah, se non lo sa quasi nessuno. pensa a te. No, non lo sapevo. No, non lo sa nessuno. Dalle Alpi alle Ande, no, non dalle Alpi alle Ande, dalle Alpi a Sicilia, ovunque Legnano. Mi continua a saltare la connessione, Franco, a te spero, non a me, perché sennò mi incazzo, se salta a me mi incazzo. No, perché abbiamo finalmente messo in piedi una cosa giusta. Allora, Fabio, che è un amico con cui oggi sono andato a prendere il sole, sono arancione oggi, vedi che siamo stati a Monza e in zona, no? Abbiamo camminato un sacco, abbiamo visto un sacco di posti ed eccoci qui mezzi ustionati. A Legnano la benzina non penso che costi meno, sai.
Non credo. Comunque Fabio dice di portarti allo stadio di Legnano. Io sinceramente lo stadio di Legnano lo sconsiglio a qualunque ragazza che non abbia proprio... Ecco, forse ci porterei la prima ragazza che ho invitato prima in live a sorpresa, quella che non hai visto, perché quella era... Secondo me andava bene lo stadio di Legnano. E quindi no, io sono speaker della squadra locale allo stadio, quindi invece Fabio che ha scritto è un tifoso storico, è sempre alle partite, c'è un gruppo di amici, no? Sono tutti molto amici, loro hanno fondato un club, è molto bella l'atmosfera, ma lo stadio, lasciamolo stare, cioè rischi, ti dico solo, una volta stavo scendendo le scale, ho messo la mano sulla ringhiera e c'era un pezzo di plastica che era rimasto lì da non so quanto, che legava non so cosa, sono tagliato qua, taglietto, volevo andare in ospedale a farmi fare l'antitetanica perché avevo paura di prendere il tetano, perché in quello stadio lì certe cose non vengono pulite da 30 anni, tipo, quindi ho detto sì, infatti la benzina che costa poco è Livigno, non Legnano. Legnano costa uguale, se non di più, guarda. E Livigno essendo di confine, essendo hai possibilità, no? E cazzo, avevo paura veramente di... E il segretario è venuto su, ha detto, oh, ma non dovevi far quello, e ma guarda, cazzo, qui mi sono tagliato. Adesso vado al pronto soccorso, mi faccio fare l'antitetanica. E lui mi ha detto, con quel taglio lì muori prima di arrivare al pronto soccorso. E quindi mi ha detto, vai su e non rompere i coglioni. E sono rimasto. E tu segui qualche sport? Io no, seguire no. Diciamo che Ok, guardo tantissimo i video in cui ballano le crew anche, cioè il ballo mi appassiona. ok. Sia il teatro danza che l'hip hop, reggaeton, il twerking, heels dance. Quindi Beh, diciamo, sport anche quello, alla sì, io lo fine. considero sport perché effettivamente lavori su tutto, sull'elasticità, la resistenza, l'espressività, quindi per me lo sport è il ballo. Però no, altri sport, devo dire la verità, non ne seguo. Però, allora, facciamo subito tre ringraziamenti. Allora, Simone ha inviato a te un maialino fortunato, quindi hai ricevuto un regalo, che poi potrai commutare in moneta. Tieni conto che la maggior parte dei regali valgono mezzo centesimo, però se ne ricevi 1000 hai 5 euro, capito? Se tu stai online 3 ore, no, alla fine i regali arrivano. Di solito arrivano di più alle ragazze carine. Ma soprattutto devo ringraziare Brusa, perché Brusa si è iscritto, ha fatto la sub. Grazie Brusa. Si è abbonato al mio canale. Adesso sono obbligato a fare una live al giorno, visto che c'è qualcuno che ha pagato. Allora, grazie mille Brusa. Sono sinceramente molto commosso da questa cosa. Non mi sarei mai aspettato che nessuno si abbonasse. Buonasera Leonardo. Pixellato, la parola fastidiosa. Tu mi vedi bene, Elena? Cioè, mi muovo Insomma, un po' normale. pixelato ti vedo anch'io, eh. Infatti, quando parlavi dell'abbronzatura, vedo più questo bluastro pixelato che l'abbronzatura, però. Allora, diciamo che l'importante è che si sente bene a te, perché il pixellato di... Grazie, Brusa, grazie mille davvero. Ma sono solo io pixelato, no? Elena si vede bene invece. L'importante è che si veda lei. A me non mi interessa di rivedermi una volta che mi si sente la voce. L'importante è che si veda bene l'ospite in generale. Elena adesso è... Ok, bene, si vede bene. Elena, confermano che a te ti si vede. A me non mi interessa che mi si veda bene, tanto si sente la voce. Io porto persone interessanti e ci parlo. Poi il resto, l'importante è che vi vediate voi. Tra l'altro, se vedevi le prime live che ho fatto settimana scorsa con gli ospiti, che di live ne avevo già fatte, no? Alla fine io ascolto Giove e guardo Elena. Brusa. È normale, guarda, lo farei anch'io. Le prime live praticamente non avevo capito come si faceva avere lo schermo condiviso come adesso, quindi l'ospite era piccolino, poi ho trovato il modo di ingrandire l'ospite e diventavo piccolino io, ma era brutto perché c'era mezzo schermo vuoto anche, così invece è perfetto, così è fantastico, guarda. E la Ma polizia qui arriva. Lisa Esposito mi manda 1300 maialini con la moneta o uno stipendio? Cioè, Allora, se ti manda funzionerebbe mille... così. Allora, se lei ti manda 1300 maialini, tu hai 6,50 euro. No, Madonna. Comunque, credimi che ci sono persone che guadagnano 50 euro al giorno tranquillamente con le dirette. Perché alla fine considera che
magari persone che stanno 10-12 ore in live, no? Sia perché magari lo fanno mentre lavorano, tipo Donato, quello con Mollica o senza, no? Lui è strafamoso, quindi è chiaro che ha anche più gente. Prendiamo come esempio, non lo so, una barista sconosciuta, no? Ci sono tanti baristi, pizzaioli, pasticceri che mettono lì il telefono, loro non fanno più niente, intanto lavorano e fanno vedere mentre lavorano e prendono un sacco di soldi perché la gente li segue. È comunque interessante vedere preparare un cappuccino, una pizza, magari non tutti i giorni, cioè mettersi lì è sempre quello, alla fine che vedi. C'è un tipo turco che gestisce un bar che fa i cappuccini. C'ha migliaia di visualizzazioni ogni volta, ma non capisco perché dovrei rivederlo anche domani. Fa sempre le stesse cose. Almeno Donato parla, interagisce con i clienti. Questo è dietro al bancone, non parla con nessuno. Quindi. Brusa chiede di che anno sei. E Secondo voi? io lo so quanti anni hai. Quindi, Miriam, l'anagramma di Drago Cozza. Mettimelo, scrivimi su Insta. Scrivimi su Instagram per gli anagrammi, perché farli al volo così perdiamo. Del 98, ipotizza Brusa. Vicino. Altre ipotesi? Grazie Miriam, poi ti seguo anche. 00, quindi No, 2 anni in meno. sono una finta giovane, sono del 97. Ah, sì, del 97, allora che cavolo c'avevo in mente io? Sì, Michael 97. diceva 93, 30 anni ti dava. Oh, dai, meno, così tanto grande, Ok, quindi no? hai 26 anni. 25, 26 li faccio a ottobre. Ottobre. Ah, ok, pensavo li faccio domani, allora ti faccio. Dai. Sono quasi del 98, dai. Dai, sì, sei alla fine praticamente, sì. Ma volevo chiederti anche, va bene, innanzitutto una domanda che in questo periodo qui va fatta, secondo me è obbligatoria, quella sulle vacanze, no? Ci vai in vacanza, dove vai? Torni nella tua terra natale oppure vai da qualche altra parte? Allora, qua è tutto un gran punto interrogativo perché dipende se entrano o no lavori o occasioni di formazione teatrale, però sarebbe dovuto partire un progetto in Trentino, ma mi sa che non partirà per mancanza di fondi, assolutamente. E adesso io ho appena fatto un provino molto importante per un'alta formazione europea che è fighissima, ma non so ancora se mi prenderanno. Sono arrivata tra le ultime sei, ma vediamo perché ne prendono quattro, quindi spero, lo saprò la prossima settimana. Vabbè, dai, la statistica dice che hai più della metà delle possibilità di essere presa, dai. Speriamo, Madonna. E quindi se non ho niente da fare ad agosto di sicuro torno in Toscana perché qua non ci sto a fare niente a Bologna. E poi vediamo, io ho degli amici a Palermo che magari posso andare a trovare, un'amica in Puglia, vediamo insomma cosa posso Ok, fare. beh, dai, l'Italia te la puoi girare Sì, bene, l'Italia sì, ok. poi pensavo a Praga perché non ci sono mai stata, quindi questa è una possibilità, Bello. però non ti so dire, vedrò come andranno Praga le top. Ci sono stato d'inverno, se ci vede estate meglio, secondo me, Meglio, perché fa meno caldo, cioè non fa meno caldo che qui e soprattutto non fa il freddo che fa in inverno. Sono arrivato, c'era la neve, tutto il ghiaccio, un casino, però bella, bella città, molto carina. Allora, Brusa mi chiede se lo adotto. Mi adotti, ho 23 anni, voglio un padre che possa urlare bestemmie creative. grande Brusa, dai, sei il top. Allora, grazie a stesso Massimiliano caso Garau. partecipa. Come? Scusa? Mi ha fatto ridere perché ho letto sto cazzo partecipa. Sì, sono i nickname. E poi Praga top, dice Brusa, c'è stato 2 volte. Italian Mapping, vai a Praga per fare tu versus di pre. Ah, Italian Mapping propone anche un picnic al Parco Castello di Legnano, ho visto prima. Ogni quanto faccio le live, Ginevra? Io cerco di farle tutte le sere, sinceramente, nel senso che mi diverto anche, quindi, o forse lo chiede a te, Elena, non lo so. Elena è la prima volta che va in live, stasera da ospite, quindi non hai mai fatto una live da host, diciamo. Ok. Beh, ma ti può piacere, comunque, perché hai sicuramente catturi subito dei follower, perché ti vedono online e ti seguono al volo. Se tu non vai online, se non vai in diretta, loro non sanno che ci sei eventualmente. D'estate, se vuoi un posto diverso dal solito, Praga è consigliatissima. Sì, sono d'accordo. Anche la Polonia, eventualmente, sono posti dove non si muore di caldo. Il bro è un doppiatore dei villain. No. Boh, non lo so. E
Niente. Poi, qualche altra cosa che ti voglio chiedere, qual è il tuo hobby? Hai già tante passioni comunque, perché il ballo e tutto il resto sono comunque delle passioni, sono degli hobby. C'è qualcosa che ti piace fare di strano, tipo, che ne so, modellare la ceramica, soffiare il vetro o qualche cosa di non così comune, oppure qualche cosa di più comune, tipo jogging oppure... In realtà, cioè, per i miei amici, la mia cerchia di amici, è strano che io twerchi così tanto dalla mattina alla sera, perché io ci vado giù pesante. E soprattutto perché a Bologna, io non so se tu sai, ma a Bologna qua il culto del reggaeton e del perreo non va. Cioè, ascoltano tutti la techno, la tech house, oppure vanno i festini in casa in cui però si sta lì, si fuma, si beve, ma il reggaeton è visto male, si pensa che sia da fighetti, quando in realtà, secondo me, è tutto il contrario, in realtà. No, infatti. Ma no, sì, direi, cioè, in realtà unisco molto il mio lavoro alla mia passione, per questo sono fortunata, devo dire. Quindi ti direi il teatro, i film, il cinema, mi piace leggere le drammaturgie teatrali e poi c'è tutto l'aspetto del ballo che lo faccio sia un po' professionalmente, un po' proprio al mio svago, cioè quando voglio staccare il cervello mi alleno e poi ballo oppure appunto mi vado a fare una serata con delle amiche e questo è. Ci Però sta. una domanda particolare, no? Direi questo, sì. Ah, il canto, sì, canto anche, quindi. Sì, qua ho la mia tastiera e ora ho ripreso lezioni di canto private, quindi Quindi diciamo suoni pure. sì, cioè suono, faccio gli accordi, cioè riesco ad accompagnarmi. Suoni già meglio di me, io non suono niente, non so fare un tubo, quindi non ho mai imparato a suonare nulla. Allora, Brusa dice che se segui l'NBA, il basket americano, sei proprio perfetta e ti verrebbe bene a ballare con Rudy Gobert, che è un tizio di 2 metri e 20, tipo, un centro. No, purtroppo non lo seguo, quindi non sono perfetta. Mi dispiace deluderti. Ma secondo me accetta questa mancanza, diciamo, Brusa. Ma l'accetta chiunque, perché comunque sai, boh, il basket americano è la roba più seguita dai ragazzi e poi è difficile seguirlo bene perché giocano di notte qui, quindi... vedi, Brusa accetta anche se non segui NBA. Senti, ti chiedo una cosa, visto che tu, a differenza mia, perché io ho sempre vissuto in quest'area, quindi non ho mai avuto distacchi dolorosi, lasciare tutto, eccetera. Tu è vero che non sei andata a 4.000 km di distanza, però comunque se avevi delle amiche o degli amici a Viareggio, quelli non li vedi tutti i giorni, chiaramente. Quanto è stato traumatico e quanto ci hai messo a farti nuove amicizie? Allora, è un po' complesso perché in realtà io ho sempre sentito che avevo un tipo di aspirazione diversa dalla cerchia degli amici che avevo a Viareggio, tranne con il mio migliore amico strettissimo, e in quel caso proprio siamo rimasti uniti, anche se lui abita a Milano e io abito qua a Bologna, perché abbiamo continuato lo stesso percorso, anche lui fa l'attore di teatro e adesso anche lui insegna teatro in realtà, è messo nella mia stessa situazione. Con le altre amicizie è finita, cioè nel senso civili, nel senso che se le vedo quando torno a Viareggio chiaramente mi fa piacere vederle, passarci una serata, però mi rendo conto che io per esempio non convivo con il mio ragazzo, non voglio figli, non voglio una stabilità nella vita, io non aspiro a quel tipo di vita lì. Invece mi rendo conto che. E non è una critica, però per esempio loro sono più sedentari, la routine, l'avere lo Immagino. stipendio, scusami, il lavoro a tempo indeterminato e stare sempre nello stesso posto. Io chiaramente mi rendo conto che chiedo tanto e quindi a volte so che la vita mi porta a spostarmi sempre e a perdere anche tante relazioni. Però fortunatamente io faccio subito amicizia, questo sì. Oh, beh, sì, quello si vede, dai, che sei socievole. E allora, Brusa ti ha mandato 10 rose, quindi poi Ok, vai. quindi le rose sono diverse dai maialini. No, è uguale. Cambia l'estetica, diciamo. Cambia Anche i l'estetica. fischietti, i pesi, sì, ci sono tanti tipi, però. Poi ci sono anche cose che valgono 50 euro, tranquillamente. Però quei regali lì credo che un ragazzo non li vedrà mai.
Le ragazze sì, magari, perché i ragazzi gli mani. Contrario è un po' difficile. Allora, Michael dice che in quale parte del mondo ti trovi, dato che lì c'è luce? Secondo me c'è una bella illuminazione artificiale. Sì, esatto. Ho messo la ring light che uso per mandare i provini, self tape. Ho detto, dai, per la mia prima live la attivo come le influencer. Hai fatto bene. Allora, Stonatello Venditti, bellissimo il nickname. Ciao, grazie. E poi c'era anche Henry Vezzi che dovevo salutare. Sì, guarda, allora ragazzi, anch'io quando parlo con la mia ragazza al telefono c'è quella luce lì che hai te in camera. Lei ha una particolare illuminazione in camera, no? Però in realtà è notte anche da lei, cioè sembra giorno ma non lo è. Ti volevo chiedere, tu quindi canti, suoni, reciti e balli, saresti il sogno dell'Accademia di Maria De Filippi, perché sai fare tutto. All'inizio del programma, no? Che tu eri piccola, perché ormai c'è da 20 anni quel programma lì, anche 22 tipo, quel programma lì all'inizio chi cantava doveva anche saper ballare, dovevano fare le lezioni, eccetera. Poi è cambiato un po' il regolamento. Hai pensato di andare in uno show del genere? No, Brava. mi terrorizza. No, non mi piace la televisione, non mi piace, mi fa schifo tutto quel mondo lì. No, al Sono d'accordo con te. massimo, ti dico la verità, al massimo mi piacerebbe provare a far cinema, però considerato i prodotti che escono adesso su Netflix Italia, eccetera, io mi metto davvero le mani nei capelli, cioè lì mi arrabbio, ecco lì mi viene la stessa rabbia che mi è venuta quando ho risposto Elisa Esposito, perché mi Certo. dico, alcuni commenti mi hanno detto ma che c'entra, Mare Fuori erano bravissimi, no ragazzi, cioè non sanno che cosa significa recitare, si Te lo studia dico 3 anch'io, anni, è senza come aver studiato. l'università a studiare recitazione, non si No, può è arrivare così a fare imbarazzante. attori, sarebbe troppo semplice. Per cui io non sono d'accordo con tutto quel sistema lì e per ora non mi interessa, anche se darebbe soldi, perché chiaramente fare anche solo una pausa su Netflix sono Beh, soldi. certo, soldi però giustamente tu ragioni da artista e non ragioni da facciamo questo e quello. Conosco persone come te che puntano al contenuto e non al risultato, cioè provo a fare una cosa bella e vediamo come viene, non provo a fare una cosa di merda che magari viene bene perché tanto è fatta di merda, quindi comunque la faccio va bene, no? E allora grazie Seba sto cazzo. Michael sembra talco ma non è. Una vecchia citazione di un cartone animato molto divertente. No, mi è venuta in mente. Comunque, allora dice Brusa, Brusa è innamorato, dai, possiamo dirlo concretamente, però dice la verità in ogni caso, eh. Ragazza seria, molto intelligente, sono d'accordo, nel senso che poi non è questione di età, secondo me. È chiaro che magari a 40 anni, a 30 anni si è più intelligenti, cioè più maturi che a 20, però Veramente. c'è gente che arriva a 50 anni ed è ancora esattamente come quando ne aveva 18, quindi... Purtroppo non dipende solo dall'età, dipende proprio dal DNA, dall'intelligenza dei singoli. Tutto Qui dall'esperienza. nascono nuovi amori. Quindi vedi, ti ho chiesto se volevi andare dalla De Filippi e invece sei arrivata a Stranamore. Ciao, c'è posta per te. Arrivati dei cappellini con dei coriandoli, cosa significa questo? Io sto imparando tutto Allora, il stasera. cappellino col coriandolo, Brusa l'ha inviato a me. Ah, A te le ok. rose, a me i coriandoli. Grazie Brusa, sei troppo un grande comunque. Allora, Brusa sta investendo nella tua live, è vero. Allora, adesso comunque, scherzi a parte, ti sei abbonato. Purtroppo TikTok agli abbonati non dà grossi privilegi, mentre su Twitch, che non dovrei nominare perché sì, mi censurano, su altre piattaforme fai le live e hai la pubblicità in mezzo, quindi o prendi i soldi perché c'è la pubblicità oppure perché la gente si abbona per non vedere più quella pubblicità. Qui su TikTok al momento non sta succedendo, grazie a NoCap, Michael Piccoletti neanche tanto occulta, ma io poi non ci sono su quella piattaforma, cioè non la sto usando. Quindi lì praticamente una live come questa qua sarebbe tempestata di pubblicità e alla fine la gente esasperata, se vuol vedere cosa sta succedendo, si abbona. Mentre qui l'abbonamento è più un segno di riconoscimento per i contenuti che vedi, al limite. Però non hai un concreto ritorno, cioè ci sono due cose. Ciao Dacchiele.
E niente, poi tu adesso, tipo, questi giorni qua di festa, tra virgolette, no? Stasera è un venerdì sera, diciamo, no? Non combini nulla di particolare, cioè stai No, tranquilla a casa? domattina mi sveglio prestissimo alle 6 perché vado a Pescara per un lavoro in teatro. Bello, dove Non vai? posso, non posso dire cos'è purtroppo per contratto, però è uno No, spettacolo. no, 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 certo, non dire assolutamente nulla che non puoi dire. Adori troppo i miei contenuti, ma dove sono finiti? Ah, ecco, se ti spostassi su Twitch non faresti male per niente. Lo so, Brusa, ma il problema è che spostarmi è un casino perché la piattaforma Viola tiene il 50% mentre TikTok sicuramente meno. No, credo in realtà da quello che ho letto che è uguale, Italian Mapping, dovrebbe essere più o meno uguale, solo che TikTok costa di più della piattaforma Viola. Cioè una sub qui costa, credo, 1 euro in più al mese che su TikTok. Comunque io ero stato invitato da Grembaud una volta e mentre attendevo di entrare veramente ho detto ma mi abbono, non ne posso più, cioè ogni 40 secondi c'era uno spot pubblicitario, poi uscivi, no? E rientravi dopo un minuto, è tanto, perché tu stai sentendo uno che parla, e dopo rientri e ti sei perso un pezzo. Non si può guardare una diretta in quel modo, capito? E come quando c'era la pubblicità nelle partite di calcio, era un casino, cioè era ridicolo, perché rischiavi di perdere il gol. Grazie Luis Official, Invece che mi tu, segui. proprio questo è il tuo lavoro? Lo fai, perché non conoscendoti anch'io No. sono curiosa di sapere No, no, come fai. no, no, no. Impiegato. Poi dopodiché ci sono una serie di cose belle, passioni, tra cui questa a me piace molto farlo, intanto conosco persone interessanti, anche i video so che comunque divertono le persone, quindi mi diverto anch'io, quindi è bello, le dirette mi stanno piacendo, questa cosa può diventare un lavoro, nel senso che per molti lo è. Allora, qui mi dice che sono andato live per 90 minuti. Quindi è da un'ora e mezza che sono in live. È la mia live più lunga di sempre, credo. Passione per le bestemmie, sicuramente, Michael. No, però, come passione c'è lo speaker allo stadio, ci sono le interviste, vado a fare il reporter per il basket, vado a fare, anche interviste varie per altre cose, intervisto giocatori per una testata locale di qua. Poi vabbè, vado in Svizzera, che prima ne parlavamo, a fare delle telecronache, che sono ben retribuite lì, perché lì gira un sacco di contante. E quindi, però, al momento con questo profilo TikTok faccio qualche soldo, però assolutamente non ti ci mantieni, diciamo, perché comunque ti pagano per le visualizzazioni dei video. Tu purtroppo, come me, come tutti. Grazie Brusa, si vede che sono del mestiere, ma guarda, parlare, ho fatto anche radio cronache, cioè mi piace fare tutto in realtà. Dille che hai un negozio di ferramenta, citazione. Michael, le ravvivi le dirette, sei un grande comunque. Allora, i primi video per monetizzare su TikTok devi avere 20.000 follower. Quindi tu ne hai un numero sufficiente per andare in là, eh? Pochissimi ne ho. Beh, guarda, l'altra sera ho cercato di intervistare una mia amica, di fare come con te adesso, no? Che lei fa una cosa particolare, quindi aveva una cosa da dire, no? Anche. E grazie, Caimano. Aspetta che forse mi sono perso. Ah no, ok. Solo che lei non aveva 1.000 follower e quindi non poteva né fare lei una live né entrare nella mia né in nessun'altra. Tu invece il numero giusto per fare le live ce l'hai. Ho guardato prima di invitarti perché ormai sapevo che ci sarebbe stato un problema se non avevi 1.000 follower, ma ce li hai. Quando arrivi a 10.000, TikTok ti dà alcuni benefici, tipo ti dà la possibilità di raggruppare i video in playlist, per esempio, che io lo volevo tanto perché avevo bisogno di quelle playlist. E a 20.000 monetizzi. Per arrivare a 20.000, di solito fai video come quello che hai fatto tu, che fa 1 milione di visualizzazioni e non prendi un centesimo. Questo è fino a quel momento in cui arrivi a 20.000 e poi mi ricordo il primo giorno che ho avuto la monetizzazione, era Ferragosto dell'anno scorso, ho aperto, ho detto dai, vediamo con tutti i miei amici, eravamo a fare un picnic, no? Tutti a guadagnare, no? Apro e avevo guadagnato 7 euro 3 giorni prima. Cioè 7 euro in un giorno perché il giorno prima, 3 giorni prima, loro ti pagano la domenica quando è mercoledì, poi ti pagano il lunedì di giovedì, no, sono sempre 3 giorni prima. I soldi che prendi sono dei 3 giorni prima, praticamente.
E quel giorno lì è iniziata la monetizzazione con 7 euro. Ho detto, ma seriamente? Cioè, tanto, perché ti pagano visualizzazioni, quindi vuol dire che quel giorno io avevo fatto 700.000 visualizzazioni, tipo, con i video vari. E TikTok come piattaforma per fare live è ancora molto indietro. Sono cose che stanno implementando, però secondo me è meglio insistere. Anche un mio amico, che è quello che mi ha consigliato di venire qua su TikTok, mi ha detto porta pazienza perché stanno migliorando un sacco di cose. In effetti, da quando sono entrato ad adesso è cambiato tanto già. Luis Official, grazie mille per il martello di tuono. E quindi, Elena, io ti consiglio di continuare su TikTok perché continuo a fare video. Ma scusa, io magari sono distratto io, ma quando twerki li posti i video su qua? Li Se dico posti, mi qualcosa, ho sono distratto. postato. Ma sai cosa? All'inizio, quando li postavo, me li toglieva. Ah, Mi diceva, ogni poi mi hanno tanto. spiegato, perché sono già boomer, io sono già troppo vecchia, che dovevo mettere l'hashtag fake body. Ah, beh, questo non lo so perché non ho mai E avuto allora ha modo di fare quel funzionato, in tipo di. effetti. Alcuni, ma di solito appena si vede mezza chiappa, me lo tolgono. Ma pensa te, e Sì. beh, ma sì, funziona così. Brusa, ma mi hai mandato anche un lovami. Mandare uno a Elena che è più lovabile di me, dai. Comunque, Però sì, vabbè, grazie guarda. per il consiglio. Io questa cosa qua del video andato virale non me l'aspettavo assolutamente, infatti ero presa malissimo, era stato un giorno. Sai quando proprio fai le cose così a caso e non hai assolutamente aspettative? Ecco, quando proprio fai quelle cose poi arriva il boom del tutto, del So come funziona, seguito, i sì. commenti, cose, ma io non me l'aspettavo assolutamente. Però mi sono resa conto che può essere uno strumento potente questo social, cioè mi rendo conto che può funzionare. Devo informarmi perché poi diventa proprio un lavoro, cioè come curi i contenuti, essere attento a tutti gli aspetti. Ed è un altro motivo per cui non giudico assolutamente le influencer per il loro lavoro, perché tanti mi hanno detto, ma non ti puoi lamentare se le influencer falle anche tu, insomma. Non è questo il punto, assolutamente. Capisco Sì. che sia dietro tanta attenzione, tanta cura e tanto lavoro anche per quello, insomma, lo riconosco. Certo. Guarda, ti posso dire, i video vanno virali su TikTok molto più che su qualunque altra piattaforma, perché l'algoritmo promuove i nuovi contenuti, hanno delle regole, chiaramente il fake body è la classica, grazie Italian Mapping per il lovami, stasera ho preso più lovami che in tutte le altre dirette della messa insieme. Allora, mi sono reso conto di una cosa, te la dico, bisogna essere, non dico mega perfezionisti, grazie Davide, stavo arrivando a questo, non dicendo che ho fatto passi da gigante, intanto ti arriva un cuore da parte di Brusa, cuore con le mani. Allora, le mie prime live erano sconclusionate, cioè io avevo il cellulare in mano, quindi quando facevo così si muoveva anche il cellulare e l'inquadratura andava insieme. Ma non solo, ho cercato di avere la connessione sempre migliore, stasera l'ho fatta da casa, di solito la connessione non funziona benissimo e allora vado fuori, cioè me ne sto fuori, mi metto al parco, mi metto dove c'è una panchina, il treppiedi. Adesso in questo momento non ho il telefono in mano, ho uso un treppiedino. Perché bisogna essere, non dico mega perfezionisti, però offrire un prodotto che sia guardabile, no? E quindi qualcosa bisogna cambiare. I miei contenuti video sono sempre quelli, perché so che quelli piacciono. Se invece ci sono cose che si possono migliorare, le si migliora, chiaramente. Tu adesso sai di fake body, metti fake body e non ti rompono più le scatole, capito? E se queste sono le loro regole, le rispetti senza problemi e loro vedrai che poi ti fanno fare dei begli ascolti con l'algoritmo. Quindi hai sicuramente la possibilità di fare bene, hai tutte le carte in regola per fare bene su questa piattaforma e in generale sui social e anche nella vita reale. Io sono contento di fare queste live perché ogni sera ho la possibilità di conoscere una persona interessante, diversa, scelta da me che ha accettato di venire. Che ha accettato comunque di venire, ti ringrazio anche. Quando sei fuori inizi le live con il telefono al 30% e quindi te ne vai troppo presto. È vero, Brusa, questa live non avrei potuto farla fuori perché adesso io il cellulare ce l'ho in carica. Non si è mai caricato, non è mai salito di percentuale, ma non è mai sceso. È a 15%. Quindi
Io domani, o quando faccio la prossima live, cercherò di essere col telefono carico. Se invece vedo che è basso, parto da casa per forza. Se è alto e funziona da casa, resto comunque a casa, perché è più comodo, dai. E quindi niente. Detto tutto questo, dimmi tu quando vuoi smettere, se ti alzare alle 6, Sì, direi che non ti purtroppo tengo. sì. Adesso vi saluto, ti saluto e ti ringrazio. Insomma, tanto grazie perché è stata un'esperienza. E insomma, spero di Figurati, aver detto cose grazie abbastanza interessanti e a te. se L'hai non fatto ti e come? aspettavi, ecco, non so cosa ti aspettassi da. Mi aspettavo esattamente questo. Ok, perfetto. Mi E aspettavo una ragazza che comunque è socievole, si vede, sai parlare bene, rispondi bene a qualunque domanda, hai tante argomentazioni. Era esattamente quello che volevo. Tutorial su come bruciare il telefono, fare live su TikTok con il cellulare in carica. Sì, lo so che non è esattamente ortodossa la cosa, quindi domani provo a partire con 100 di carica e poi se eventualmente serve lo metto dentro. Quindi, allora, due cose ti dico. Grazie mille di esserci stata. Innanzitutto è stato molto molto bello averti qui. Grandissima Elena, serissima, socievole, simpatica, molto molto carina. Se stai cercando un fidanzato, io credo che Brusa sia assolutamente pronto a offrirsi. Ma sei single? No, sono fidanzata. Ah, sei fidanzata, ok. Perché è la cosa che ti volevo chiedere all'inizio, poi te l'ho chiesta alla fine invece. Comunque, ci stava la domanda, perché comunque è una cosa che bene o male interessa a molti alla fine, sapere se è una ragazza carina e single o no, è ovvio che interessa sempre. Comunque, l'altra cosa che ti volevo dire è che se ti rinviterò sicuramente tra Volentieri. un lasso di tempo non esagerato, direi, che ne so, qualche settimana, tipo 3 settimane, 2 settimane, se hai piacere di ritornare, io ho tutto il piacere del mondo a riaverti in live, e prima di te porterò un paio di elementi fuori di testa, come abbiamo fatto questa Perfetto. serata. Chi c'era all'inizio sa di che cosa. Soprattutto la prima, perché tu hai visto la seconda che era già normale. La prima era incredibile. Va bene, allora io ti ringrazio. Hai tenuto una audience alta, tra l'altro. Vuol dire che è piaciuto a tutti vederti, sentirti anche, ascoltare quello che avevi da dire. Italian Mapping, meno male che ho un balcone a casa. Va bene, allora Allora, io teniamo ti in saluto. contatto e se tu hai dei Sì, figurati. consigli, eccetera, insomma, resto qua a disposizione e dai, Ma ti secondo me. auguro. No, vabbè, imparerò. Devo anche guardare di più, cioè guardare di più proprio. E se trovo delle bestemmie interessanti nel mio paesino da parte dei personaggioni, te le invio in qualche modo, così magari puoi Sì. formulare nuove Ma ce formule. l'hai Instagram? Cosa? Ce l'hai Instagram? Sì, ce l'ho. Ho Dai, ti seguo allora. due profili, quello da attrice e Due. quello da ballerina, perché ovviamente ho dovuto separare per forza, Non potrai quello da De immaginare. Filippi. No. Va bene, allora lo cerco e se non lo trovo ti scrivo e me lo scrivo in privato. Se no, dillo a tutti così ti seguono anche loro. Elena Natucci è il profilo da attrice normale, proprio Ok. nome e cognome semplice, tutto attaccato. L'altro si chiama The Free Nat, trattino basso. Ok. The Free Nats. Però lo trovo magari sul primo Sì, profilo. esatto. Sì. C'è E allora, ok, scritto profilo da a posto. ballerina e andate di là, dove ci sono le cose più Va bene, da un po' più. reggaetonera. Esatto. Benissimo. Bene. Vado Grazie subito a mille, seguirti. allora. Grazie a te, Buonanotte a tutti, è stato buona un grandissimo serata. piacere. Alla prossima, allora. Ciao. Ciao, grazie Ciao. mille. Ciao.